l'Europa deve e può guardare a questi paesi? Beh, oggi molto importante per la nostra provincia la presenza dell'ambasciatore Nurtajev del Kazakistan. Il Kazakistan è un paese dell'ex Unione Sovietica, è un paese grande come l'Europa sul piano geografico, ma sostanzialmente spopolato, di cultura russofona, con tante etnie, tra cui quella kazaka maggioritaria che discende dai mongoli e dagli unni, ma è un paese, uno dei paesi più importanti come produttori ed esportatori di materie prime, dal gas al petrolio, ma anche tutti i materiali più importanti, piombo, oro, cobalto. Ma al di là di questo è un paese molto sul piano internazionale della lotta contro il terrorismo e in questo momento sta facendo un grande piano di ammodernamento burocratico, amministrativo, ma anche infrastrutturale, guarda con grande interesse alle imprese italiane. Sicuramente la nostra provincia è una di quelle che ha maggiori capacità storiche ma anche attuali sul piano imprenditoriale, è un paese anche molto importante perché l'anno prossimo si terrà l'edizione dell'Expo, quest'anno in Italia era dedicata all'alimentazione, invece quella in Kazakistan sarà sulle energie rinnovabili. È una bella occasione per il nostro territorio, io sono il presidente del gruppo di amicizia parlamentare Italo-Kazaka e mi è sembrato utile presentare questo grande paese ma ancora un po' sconosciuto in Italia. Ah, guardi, sono grandissime opportunità. Il Kazakistan è un paese dinamicissimo, è un paese che viene fuori ovviamente dopo che l'Unione Sovietica nella sostanza si è dissolta e sono nate tante nazioni da quella che era una volta l'impero sovietico. Il Kazakistan sicuramente è uno dei paesi più interessanti, innanzitutto per dimensioni, che da solo è grande quanto l'Europa, è cerniera tra l'est e l'ovest. Ha un governo molto stabile che tra l'altro vuole aprirsi e lo vediamo con gli scambi che sono sempre più fitti con gli operatori commerciali dell'Occidente. È un paese che ovviamente ha ricchezze notevolissime, è un paese produttore di petrolio, dove l'ENI, che è la nostra azienda principale, ha interessi notevolissimi e ovviamente c'è tra l'altro all'avventura anche l'Expo in Kazakistan. Io voglio solo ricordare che l'anno scorso nell'Expo di Milano uno dei padiglioni più belli e più visitati era proprio quello del Kazakistan. Questo lo dico perché è un importante incontro, avere avuto qui oggi l'ambasciatore in Italia è importantissimo perché dà l'opportunità al nostro sistema delle imprese di avere un contatto diretto e quindi di cominciare a interloquire con questo paese che ha bisogno per crescere anche delle conoscenze che può importare dall'Europa e soprattutto dall'Italia. E fuori di Europa, immaginate, per caso, nel senso che come parlamentare della Commissione Esteri sono stato in quella circostanza, avevo una conoscenza assolutamente superficiale, ho avuto modo quindi di studiare e in come sapete in Kazakistan sarà svolto l'Expo 2017 e ci sarà un evento molto importante per il nostro paese. Così interessante per il mondo. Ci sono stati firmati 53 accordi ufficialmente di partecipazione. Scambi con il mondo, con l'Europa soprattutto. C'è tanta voglia anche di produzioni mediterranee, perché no, non potrebbero venire in Italia. Ci sono tantissime opportunità di Kazaki, ma anche di portare lì l'industria del turismo, cioè dare a loro un contributo per come sviluppare al loro interno e vogliono apprendere da noi come si fa bene il turismo. Quindi avremo poi l'opportunità al convegno che è venuto a salutare l'ambasciatore, ma è stato delegato dal Presidente della Regione, purtroppo in una circostanza non bella, quella di partecipazione del Presidente Bonavita, che si scusa tantissimo, ma incombeva, anzi aveva diciamo, l'onere di partecipare al federale del giovane Pasquini. Io mi fermo qua, ovviamente passo adesso la parola all'onorevole Camera di Commercio per aver ospitato questo incontro e l'ambasciatore della Kazakistan per essere venuto
nostra provincia, nella capoluogo della provincia Salerno, la Camera di Commercio è grande come l'Europa.